letterario. Il video di oggi parla del libro del mese, ossia quel libro tra i quattro che ho letto che mi è piaciuto di più per diverse ragioni che poi adesso andrò a spiegare. Il libro che ho preferito di più tra i quattro letti a marzo è stato Il Circolo Dante di Matthew Peer. Non ho qui con me il libro perché l'ho prestato ad un'amica. In ogni caso posso tranquillamente parlarvene e spiegare il perché insomma mi è piaciuto così tanto. Innanzitutto appunto siamo nella Boston del 1865, in uno scenario fatto di xenofobia, di problemi del dopoguerra, perché c'è appunto stata la guerra civile, di corruzione, di tradizionalismo inteso nel senso conservatore del termine, ma anche di cultura, ecco che si fa strada questo misterioso, quanto terribile serial killer, che uccide le sue vittime a seguito di torture, le stesse torture inflitte da Dante ai peccatori nell'inferno, nella Divina Commedia. Ecco che quindi per risolvere questo mistero non è sufficiente il lavoro della polizia o il lavoro di investigatori particolari, ma quello che serve per svelare l'identità di questo serial killer è chiaramente una conoscenza approfondita della Divina Commedia di Dante. Protagonisti di questa storia sono quindi questi professori, questi letterati che fanno parte del Circolo Dante, che appunto è esistito realmente, che decidono quindi di aiutare la polizia, le forze dell'ordine, insomma, a svelare l'identità del serial killer, dando il loro contributo, contributo che riguarda principalmente la loro immensa conoscenza della Divina Commedia. Sono diversi i motivi che mi hanno portato a eleggere il libro di Matthew Peer come il libro del mese. In primo luogo il romanzo possiede tutti gli elementi, tutte le caratteristiche che fanno sì che un romanzo sia un thriller coinvolgente e assolutamente avvincente. Infatti possiamo trovare intrighi, colpi di scena, suspense e tutti quegli elementi che tengono attaccata alle pagine del libro che stai leggendo. Quello che più mi è piaciuto è sicuramente il fatto che in un momento in cui ti sembra aver chiaro il profilo del serial killer e ti sembra comunque di capire la direzione in cui sta andando la storia, ecco che subentra un dettaglio che inizialmente sembrava indifferente, insomma, apparentemente innocuo, ma che in realtà si rivela il punto chiave che dà la svolta completa alla storia. Non c'è niente di scontato ed è questo, secondo me, ciò che fa sì che un thriller sia degno di essere chiamato tale, degno di essere letto, indubbiamente. Il secondo motivo per cui mi è piaciuto questo romanzo è perché grazie ai dati accurati e quasi sempre storici, quindi documentati, che l'autore inserisce nel suo romanzo attraverso la descrizione di luoghi e di personaggi, più descrizione di personaggi però che di luoghi, il lettore si sente coinvolto in prima persona e gli sembra di vivere proprio nella lontana Boston del 1865, avventurandosi in loschi quartieri o in pericolose missioni alla ricerca della vera identità dell'assassino. Terzo motivo è che la narrazione si svolge in modo semplice, comprensibile, ma procede sempre più velocemente man mano che si va avanti con la lettura della storia, con la lettura appunto degli eventi. C'è un susseguirsi di eventi continui che ti obbligano a continuare la lettura, perché proprio brami di sapere come va a finire la storia e che fine farà questo assassino, se colpirà ancora o se finalmente sarà scoperto.
Questa scelta dell'autore, secondo me, rende la narrazione assolutamente perfetta, perché non annoia mai, ma soprattutto aiuta a capire le conseguenze che un'azione ha, quindi le conseguenze che il comportamento degli uomini ha nel futuro, non solo nel presente. Il quarto elemento riguarda sicuramente lo sfondo storico che l'autore ha voluto dare al romanzo. Si parla infatti molto di razzismo, di xenofobia, che altro non è, secondo me, la metafora per parlare del conservatorismo. Conservatorismo che a quell'epoca era molto diffuso e che si poteva rintracciare chiaramente all'interno dell'università di Harvard, nella quale i fellows si chiudevano nelle loro idee e rifiutavano a priori qualsiasi novità, qualsiasi nuova idea. Infine vi è un ultimo aspetto presente nel testo, ma vivo anche ai giorni nostri, ossia la corruzione. Le persone che agiscono per denaro e finalizzano le proprie azioni ai propri interessi, schiacciando quindi onore, fedeltà, tutti quei valori che danno dignità all'uomo, ma la corruzione ci invita anche a fare una piccola riflessione sulla guerra, tema anche questo presente all'interno del romanzo di Matthew Pearl. Vediamo con i nostri occhi chiaramente le atrocità commesse dai soldati, il modo in cui sparavano senza pietà e il modo in cui uccidevano brutalmente gli avversari, lasciandoli morti, sul campo di battaglia. E la cosa più preoccupante è che uccidevano per ideali che nella maggior parte dei casi nemmeno loro conoscevano. Il Circolo Dante per questo motivo è un thriller che insegna, che stupisce e che fa riflettere. Ed è soprattutto bello perché è adatto a chiunque, anche al meno esperto conoscitore di Dante e della Divina Commedia, perché tutto è raccontato senza niente di implicito, di sottointeso o di scontato. Per questo motivo lo consiglio davvero a tutti. E anzi, se qualcuno di voi l'ha letto, le è piaciuto o ha qualche opinione a riguardo, mi farà piacere leggere i vostri commenti che potete lasciare qui sotto al video o nella pagina Facebook. Io vi ringrazio per aver visto questo video, ci vedremo presto perché nei prossimi giorni pubblicherò il video delle letture del mese di aprile. Vi anticipo che ci sono letture molto interessanti e un classico del mese che secondo me a molti di voi, soprattutto alle ragazze, alle donne, può piacere in modo particolare. Io vi saluto e per qualsiasi informazione, dubbio o se avete qualche domanda, non vi resta che scrivere un commento o inviarmi una mail all'indirizzo blogcaffèletterario@gmail.com. Ciao!